is here for the first time? Chi è qui per la prima volta? I thought many people I know. And you're welcome. Siete benvenuti. We hope you feel at home here. Spero che vi sentiate a casa qui. We try to create an atmosphere where we're all feeling in a family atmosphere. Cerchiamo di creare un'atmosfera che tutti si possano sentire in famiglia. Even though obviously for some of you who are here for the first time, yeah, things might seem rather strange. Ovviamente perché qui per la prima volta le cose possono sembrare un pochino strane. What were we just doing for the last 45 minutes? Cosa stavamo facendo negli ultimi 45 minuti? How many of you who are here for the first time, did you ever chant Hare Krishna mantra before? Chi è qui per la prima volta ha cantato qualche volta il mantra Hare Krishna? Prima di questa esperienza qui al centro Vaikuntha? No. Now he's going to turn the big flashlight. Adesso c'è questa luce perché stiamo filmando e che poi verranno scaricati su YouTube, così se uno vuole andare a riascoltarli ha questa possibilità, però ci vuole quella brutta luce, comunque utile. Maybe it warms us up a little bit. Così ci riscalda anche un po'. Se parli come una rockstar, c'è quella luce della rockstar. They were chanting very nicely. So, what were we doing for the last 45 minutes? Cosa stavamo facendo negli ultimi 45 minuti? We were preparing you to understand what we'll speak for the next hour or so. Vi abbiamo preparato per capire quello di cui parleremo adesso. Chi siamo noi veramente? Veramente. Who we are. Who are we? Who are we actually? Because we're interchangeable. Switch roles. By the way, this is my wife Krishnaloka. This is my husband, mio marito. In case you hadn't figured it out yet. Nel caso non avete capito, siamo marito e moglie. So by chanting the mantra Hare Krishna, cantando il mantra Hare Krishna, it puts you in touch with your actual spiritual identity. Ti mette in contatto con la tua vera identità spirituale. It actually helps you to realize and taste and actually feel your spiritual nature. Ti aiuta a realizzare, gustare e sentire la tua vera natura spirituale. So by having that experience, then it will be much easier for you to understand what we'll be speaking about. Così avendo avuto questa esperienza, per voi sarà più facile capire di cosa parleremo ora. So these concepts, the first concept that's explained in the text, the ancient Vedic text called the Bhagavad Gita. È il primo concetto che è spiegato nella Bhagavad Gita. Yes. Ancient Vedic text called the Bhagavad Gita. Sì, questo testo antico che si chiama Bhagavad Gita. Che è un testo vedico. Considerato is considered the most sacred text in Indian culture. E nella cultura indiana è considerato il testo più sacro. Like the Vangelo or the Bible. Come il Vangelo, la Bibbia, il Corano. But it's very philosophical. Ma è molto filosofico. And it begins from what we'll be speaking about tonight. E cominceremo da quello che parleremo. It begins with what we'll speak about tonight. Inizia con quello che parleremo stasera. Ah, okay. Che la cosa che parleremo stasera. Grazie. Ecco, sarebbe questa la parte che non ho vedita. So I'd like to read one verse from the Bhagavad Gita, which is quite succinct, quite clear. Mi fa piacere leggervi un verso della Bhagavad Gita che two verses, actually. Due versi in effetti. I'll read them in Italian so that it's very clear for everyone. Lo leggerò in italiano così sarà chiaro per tutti. Mai ci fu un tempo in cui non esistevamo io, te e tutti questi re, e mai nessuno di noi cesserà di esistere. Gracias.
This is Krishna or divine personality speaking to a personality named Arjuna in a very critical situation. Questo è Krishna, il divino, che parla ad Arjuna in una situazione molto critica. And he's giving him his first instruction. E gli dà la sua prima istruzione. There's nothing to fear. Non c'è niente di cui aver paura. Because we're I'm eternal. Perché io sono eterno. You're eternal. Tu sei eterno. There was never a time when we didn't exist. E non ci fu mai un tempo che noi non siamo esistiti. And there will never be a time when we'll cease to exist. E noi non ci sarà mai un tempo che noi smetteremo di esistere. What's the greatest fear we all have? Qual è la più grande paura che tutti abbiamo? The death. That's the thing that we don't talk about very much. We try not to talk about it at all. Just e like che cerchiamo sempre di non parlarne, di evitare il discorso. It's like we never like to say the word cancer. Come a noi non piace dire la parola cancro. You don't like to say the word death. Non ci piace appunto di pronunciare la parola morte. I see when people are in a conversation, they say that he has a bad disease. Quando una persona sta appunto parlando, facendo un discorso, preferisce dire ha un brutto male. Brutto male, yes. C'è una brutta malattia. But they're afraid to say cancer. Ma hanno paura di dire cancro. Because that means probably the person will die. Perché vuol dire che quella persona probabilmente morirà. As we all will. In realtà tutti dovremo morire. Sooner or later. Prima o poi dovremo morire. Or from cancer, heart attack, somewhere. Col cancro, un attacco al cuore o in un altro modo. And you can see most people even when you just say this, I can see some people. E anche come lo dici subito vedi qualcuno che fa così. Automatically. È automatico. Because we are fearful. Perché abbiamo paura. But why are we fearful? Perché abbiamo paura? Because we think that we are something which we are not. Perché noi pensiamo di essere qualcosa che non siamo. We identify ourselves with something which is temporary. Perché siamo identificati con qualcosa che è temporaneo. Which is subject to birth and death. Perché è soggetto alla nascita e alla morte. And because we're actually, as explained here, we're actually eternal, we don't die. E come spiegato qui, noi siamo eterni e non moriamo. Then to find ourselves in front of this possibility that everything is going to cease to exist when we're actually eternal, that's naturally a cause of fear. E trovarti in una situazione che appunto non è naturale per noi, appunto di morire, è causa di paura. But Krishna is saying here that no, we don't cease to exist. We eternally exist. E come Krishna dice, non smetteremo mai di esistere. Noi esisteremo sempre. That death doesn't happen actually. E in realtà la morte non avviene. It's only a passage. È solo un passaggio. From this body. Now I'll read the next verse. E da questo corpo, e adesso vi leggerò il prossimo verso della Bhagavad Gita. Come l'anima incarnata passa in questo corpo, these are things which we can all experience, we've all experienced in this life. Queste sono cose che noi sperimentiamo in questa vita. Come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento. It's like we're seeing. Quello che stavamo dicendo. 2 months ago, one soul entered into this small body that we're seeing here with us for the first time. These are good friends. È una piccola anima che è entrata 2 mesi fa in quel bellissimo corpo. It's not a piccola anima. All animas are the same size. L'anima è tutte dello stesso misura, siamo tutti della stessa misura. We think, oh, it's a little soul. Noi diciamo piccola anima, ma in realtà l'anima. Body is small compared to the adult body. Il corpo è piccolo in comparazione col corpo nostro. But the soul, the living entity is the same. Ma l'anima, l'entità vivente, è la stessa. Just 1 year ago,
the same soul was in a different form, in a different body. Quella stessa anima, probably an old man's body, most probably. Un anno fa quella stessa anima era in un altro corpo, probabilmente di un corpo di una persona anziana. And that's why Krishna's explaining here that as we're passing, as this soul will pass from this child body into a youth body and then to an old age body, the same process is going on. When we leave this body, we'll pass on to another body. Così come è descritto qui, come l'anima incarnata passa dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così qua al momento della morte passiamo in un altro corpo. And there are many. He's saying that that's exactly what happened to me. Lui ha detto esattamente quello che succede. It just happened to me. Mi è appena successo. And there are scientific studies that are written books, not by our members of our movement, but scientists. Ci sono dei libri che hanno scritto gli scienziati. Scientific studies. Che hanno fatto degli studi scientifici. Of hundreds of children, small children, 2, 3, 4 years old. Di centinaia di bambini dai 2-3 anni. 4-5 anni. They remember. Che si ricordano. They remember places, names, people. Posto, nome, le persone. That have taken the scientist. Yes, this is where I live. This is the name of my. E portano gli scienziati nel posto dicendo ecco sì io ho vissuto qui. The house looked like this. Si ricordano esattamente come era la casa. Because sometimes people say that well nobody's ever come back. How do we know it's true? E a volte le persone dicono nessuno è tornato, come facciamo a sapere che è vero? But there are actually many people who do remember. But, ma in realtà ci sono molte persone che si ricordano. What happens after 5 years old when they start to go to school, when one starts to go to school and have social relationships and. Ma cosa succede quando uno dopo i 5 anni comincia ad andare a scuola ed avere relazioni sociali? And one begins to form so many new identities. E comincia a formare diverse personalità. Identità. 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 Identity. My identity kit begins. The list begins. My different identities. E così le sue diverse identità cominciano. I'm a young boy. Io sono un ragazzo giovane. I go to this school. Vado a scuola. I'm white body. Sono bianco, il mio corpo bianco. I'm black body. Il mio corpo scuro. Red body. Rosso. Yes. There's also in America. There's also people with reddish body. There used to be many of them, but before the Europeans got there. In realtà, prima ce n'erano molti prima che gli europei andassero via a invadere il territorio. A civilizzare. A civilizzare. Distruggere. Now it's coming back on the Europeans. Adesso ci sta tornando indietro, sta tornando indietro agli europei. That's another discussion, the laws of karma. Comunque questa è un'altra discussione, le leggi del karma. But anyway, as we grow, as it says, one passes from childhood to youth. E man mano che noi cresciamo dall'infanzia alla giovinezza. We begin to forget our spiritual identity. Cominciamo a dimenticare la nostra vera identità. And we begin to assume new identities according to our situation, the situation around us. E cominciamo ad assumere diverse identità secondo la situazione che ci circonda. But those identities are not our real identity. Ma queste identità non sono le nostre vere identità. We can see by the simple fact that they're temporary. E possiamo vedere dal semplice fatto che sono temporanee e cambiano. One day we're a student. Un giorno siamo studenti. Next day we finish school. Il giorno dopo finiamo la scuola. And now we're working or we become the teacher. O lavoriamo e diventiamo insegnanti. I lived in this city. I'm from Bologna. Io tifo per Bologna. Io vivo in questa città, sono di Bologna, tifo per il Bologna. Then I moved to Milano.
mi sono spostato a Milano. And I moved to Milano. Then I moved to Milano. E dopo mi sono trasferito a Milano. And then while I still tifo per Bologna. E poi tiferò ancora per Bologna. No, I'll probably change my identity and think now I'm a Milanista. Cambio identità e comincio a pensare sono milanista. So as our life goes on, we accumulate identities, false identities. E così man mano che la vita va avanti accumuliamo identità, false identità. Now I'm a mother. Adesso sono madre. Before I was the child. Prima ero il bambino. Now I'm the mother. Adesso sono la madre. I'll become, and you'll see. We have some people here that are becoming grandmothers. Qui c'è qualcuno che sta diventando nonna. And so it's another identity to add to our collection. E questa è un'altra identità che si aggiunge alla nostra collezione. And this is how because we wanted to forget our spiritual identity, which we'll speak about shortly. E perché noi vogliamo dimenticare la nostra identità spirituale che adesso a breve parleremo. And because we want to live in a world where we are the center of attention. Perché vogliamo vivere in un mondo che siamo al centro dell'attenzione. So we begin, and the world is all organized in such a way that we create many false identities. E il mondo è organizzato in modo tale che noi creiamo molte false identità. And that's why it's more difficult for someone as they get older to take up spiritual practice. E così è difficile per uno che diventa anziano prendere. È più difficile per uno che diventa anziano prendere la pratica spirituale. Because those identities they become fixed. It's hard to change. It's hard to teach an old dog new tricks, or it's hard to bend old bamboo. There's different sayings. Perché queste identità prendono, fanno le radici, come un detto che dice è difficile insegnare a un cane. Un vecchio cane nuovi trucchi. Nuovi trucchi. It's difficult to bend old bamboo. È difficile piegare un bambù vecchio. If you take a piece of bamboo, green bamboo, you can bend it. Se prendi un bambù verde, giovane, è facile fargli la curva, curvarlo, piegarlo. Invece an old piece of yellow, hard bamboo, you can't bend it. Invece un bambù giallo, vecchio, è difficile piegarlo. I tried to explain to another people, my father's, he just passed on about a couple of months ago. Per esempio mio padre che è appena morto qualche mese fa. He drank tomato juice every day that I ever knew him. E lui beveva sempre il succo di pomodoro da quando lo conosco. Very popular in America. E in America è molto popolare bere il succo di pomodoro. When I'd say tomato juice to Italians, because they have the idea that you're going to drink salsa di pomodoro. Quando io dico così, vedo che le facce degli italiani fanno una smorfia di disgusto, perché avete l'idea di bere la salsa di pomodoro. It's not exactly. Non è proprio exactly così. Like that. But anyway, and it's very bad for your joints and for your bones. E non è buono per le nostre ossa e giunture, come si chiama, articolazioni. But he was so attached and habituated to drink tomato every single morning. He was a person of habit. Every single morning he drank his, even though he found himself in a wheelchair, could hardly move, practically couldn't stand up, couldn't move his body hardly at all. But perché lui era un abitudinale, quindi anche se si trovava poi a una certa età sulla sedia a rotelle e non riusciva più a muoversi, riusciva appena a muoversi per bere appunto il suo succo di pomodoro. So when we develop attachments and habits and identities, they become deeply rooted. Così sviluppiamo degli attaccamenti a queste abitudini che diventano molto radicate dentro il nostro cuore. If you work, I mean, he worked as a lawyer for 50 years, 60 years. Lui aveva lavorato come avvocato per 50 anni. If you try to tell him you're not really a lawyer, actually a spiritual entity.
E ho provato a dire in realtà non sei un avvocato, sei un'entità spirituale. Impossibile. Because we become very much fixed in our material identities. Perché noi diventiamo molto fissi nella nostra identità materiale, molto identificati. But the problem is that these will be finished at a certain time. Ma il problema è che a un certo punto questo finirà. Everything you accumulate or develop or work on in this world, you'll be left in this world. E tutto quello che noi accumuliamo verrà lasciato in questo mondo quando ce ne andremo. When you leave this body, you're no longer a lawyer or a doctor or a nurse or whatever. Quando lasceremo questo corpo non saremo più avvocati o infermiere o qualsiasi altra cosa. Even our religion, even our identification as following a certain religion. Anche la nostra identità di seguire certe religioni. Well, I might say I'm a Christian. Io potrei dire sono cristiano. But tomorrow I can change and run off and become a Muslim. Ma domani posso cambiare e diventare musulmano. And the same vice versa. Scusa. And vice versa. Ah, e viceversa. That even that identity can change. Even the identity of one religion can change. Ah, sì, anche l'identità di una religione può cambiare. So that even that's not our eternal identity. Quindi neanche quella è la nostra vera identità. Jesus didn't say he was a Christian. Gesù non disse che era cristiano. He taught us how to love God. Lui ci ha insegnato a come amare Dio. The same thing that all spiritual, real, authentic spiritual teachers in all ages have taught to some degree or another, according to time, place, and circumstance. La stessa cosa che hanno insegnato tutti i grandi maestri insegnati, rappresentanti di Dio. Da sempre. Da sempre. Secondo tempo, luogo e circostanze, secondo l'audience. Secondo il pubblico. What they're able to, even Jesus said that there's much more to say, but you're not ready. Persino Gesù disse c'è molto di più da dire, ma voi non siete pronti per ascoltare. So the Bhagavad Gita starts on a different platform. La Bhagavad Gita comincia da una piattaforma completamente diversa. It's like our spiritual master Prabhupada who wrote the commentary on Bhagavad Gita. Come il nostro maestro spirituale che ha scritto il commentario della Bhagavad Gita. He said, "I didn't come to try to convert Christians into Hindus." E disse, "Non sono venuto a convertire i cristiani nell'induismo." But to teach us what we've forgotten. Ma ad insegnare quello che abbiamo dimenticato, ciò che abbiamo dimenticato. Who we actually are. Quelli che noi siamo veramente. So next I wanted to read apart from another text which is quello che voglio leggervi adesso è da un altro testo, da un altro libro which actually explains what our real eternal identity is. Che spiega in realtà qual è la nostra vera identità. Beyond temporary bodily identifications. Al di là dell'identificazione col corpo materiale. Beyond being a woman, being a man. Al di là di essere uomo o donna. Now there's a lot of confusion about identity. Adesso c'è molta confusione riguardo l'identità. But it's already even to think that I'm a man and have a beard and you think I'm a man. That's also a false identification. That's also an illusion. Anche pensare io sono un uomo perché ho la barba, anche quella è un'illusione. Just to think that I'm, even if you're not have any, don't have any confusion whether you're a man or a woman or whatever, that's still an illusion. Anche se non hai nessuna confusione riguardo se sei un uomo o una donna, anche quello comunque è un'illusione. Because it's a temporary identity. It's a temporary form. Perché è una identità temporanea, è una forma temporanea. Now they can even change that. In like realtà si può anche oggi cambiano anche quello. So we have to understand what is the identity which doesn't change with the body.
noi dobbiamo capire che cos'è quell'identità che non cambia col corpo. What is our original spiritual nature? Dobbiamo capire qual è la vera, la nostra natura originale spirituale. Beyond all identifications with the body. Al di là dell'identificazione col corpo. This is actually it's very very simple. It's not, it's, but it's very profound. In realtà è molto semplice ma molto profondo. Especially when we try to analyze how many identifications we have, even for an aspiring spiritualist, how many identifications we have still with this body. E anche per uno spiritualista è difficile capire quante identificazioni abbiamo con questo corpo. Only when we begin to try to go through it and try to clean it away and understand our real spiritual identity, then we realize how deeply rooted these identifications are. Solo quando cominciamo ad andare in profondità, allora ci rendiamo conto di quante radici abbiamo da sradicare. It's like I tell people I'm from America, and people, oh, American, and then people immediately a whole flash comes out of what an American is. They start wars, they try to exploit people. They're sympathetic because they're more free or whatever. So many. Whatever movies you saw, or whatever television you saw, then you have some concept. What is? Come quando io dico sono vengo dall'America, allora la gente comincia a avere tutto un flash di quello che può rispecchiare l'America, la guerra, lo sfruttamento, oppure la simpatia o dei film che avete visto americani. They're more free, which is another big illusion. Pensare che loro sono più liberi, ma anche quella è una grande illusione. That they want to help everybody and... Che vogliono aiutare tutti, anche quella è un'illusione. Una propaganda. Then when I tell them I'm from San Francisco, then San Francisco has even more. It's more in the movies than just America. E se dico che sono di San Francisco, allora. Anche ancora di più nei film, nell'identificazione con l'America. But it's just like any other place. It's beautiful scenery, but. È come qualsiasi altro posto, è bello da vedere. But everyone has the same problems they do here. Ma tutti hanno gli stessi problemi che si hanno anche qui. People losing their jobs, or they're getting rich, or they're, you know, people. There's variety. There's people living on the street, and there's people living in mansions. There's persone che perdono il lavoro, persone che vivono nella strada. People who live in big mansions. Persone che vivono in grandi palazzi, ville. Who commit suicide because and live in big mansions and commit suicide from being unhappy. E magari chi vive nelle ville si suicida perché comunque era infelice. Even though they live in San Francisco on the top of a beautiful hill. Anche se vivono appunto a San Francisco in cima a una bellissima montagna, collina. I have to say that's the first time that I began to really start to think about what's the real purpose of life. I began to have doubts about the American dream. Devo ammettere che la prima volta che ho cominciato a riflettere sullo scopo della vita. Oggi il cagnolino è un po' agitato. Our mascot. You know what is mascot? La nostra mascotte. Usually she's peaceful, but di solito è più tranquilla, oggi è un po' agitata. Because one day my father came home. He was working in a very nice law firm, group of lawyers. A lui un giorno suo padre che lavorava con un gruppo di avvocati. A number of his friends worked in the same law firm. E un gruppo di suoi amici che lavoravano nello stesso gruppo. And all graduated from the best universities. Tutti si erano laureati nelle migliori università. It's a prestigious law firm, let's say. Nelle università prestigiose. No, un gruppo di avvocati prestigiosi. Un giorno lui he came back home very disturbed.
Usually comes home completely normal, but he came home very disturbed one day. Un giorno lui tornò a casa che era molto disturbato, molto. We said, "What happened?" E gli chiesimo cosa è successo. And one of his good friends, who was also a lawyer in the firm, who had a beautiful villa, three-story villa in one of the richest areas of San Francisco. Uno dei suoi amici che erano in questo gruppo di avvocati che aveva una bellissima villa in un posto, uno dei posti più belli di San Francisco. Zone più ricche di San Francisco. E vedrà in una delle zone più ricche di San Francisco. Aveva una moglie molto bella, giovane. Yes, a beautiful wife. A beautiful wife. And he blew his head off. E lui si sparò un colpo alla testa e si suicidò. And so that made me wonder. He had everything that everyone in the world is dreaming of having. Lui aveva tutto ciò che tutti potrebbero desiderare nel mondo, che potrebbero sognare di avere. He had the perfection of the American dream. Aveva la perfezione del sogno americano. So why wasn't he happy? E perché non era felice allora? Why did he come to such a state to commit suicide? Come è potuto arrivare a questo stato di suicidarsi? Because maybe happiness doesn't come from those things. Perché forse la felicità non deriva da queste cose. He had it all. So many big stars. I remember when I was a teenager in the late 60s. Mi ricordo quando ero un teenager negli anni 60. Just went down the list: Jim Morrison, The Doors. You all heard of him, I'm sure. Mm-hmm. Avete tutti sentito like Jim Morrison of The Doors? Yes. He went down. Janis Joplin. I saw them all. I saw them all perform. Li avevo visti tutti. Avevo visto le loro attività. She constantly intoxicated. Era costantemente intossicata. Elvis Presley. Bevendo. They're all. Had everything that a materialistic person would want, and they were so unhappy that they ended up. Erano personalità famose, avevano tutto quello che volevano, che desideravano, però non erano felici. So unhappy that they committed suicide. Così infelici che sono suicidati. Infelici che si sono suicidati. Assolutamente. So this. If that, it should make everyone think, oh, Laura, well, so what is my, is that the real goal of life? These people developed a very famous identity. E questo ci deve far riflettere, e è veramente quello che porta alla felicità. Queste persone avevano tutto. They created an identity which was full of riches and wealth and fame. Avevano creato un'identità che era piena di ricchezza, di fama, di tutto. And it didn't bring happiness. E non gli ha portato la felicità. So that should make us think that we must have a different identity. There must be something else that's more important in life. Ci deve far riflettere che forse abbiamo un'identità differente, più importante di quello che pensiamo. There must be somewhere else that we can find real happiness. Ci deve essere qualche altro posto dove noi potremo trovare la vera felicità. So I'll read this verse. Quindi leggerò questo verso. This is from another text, another Vedic text, which is called. It was written only 500 years ago, but it's actually considered one of the more, after the Bhagavad Gita and after another text called Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana, is considered the postgraduate study. E questo testo che sto per leggere ora è stato scritto solo 500 anni fa, e dopo la Bhagavad Gita è uno dei testi più elevati, che è considerato il testo universitario. Il testo universitario. Testo per il dottorato. Ah, ok. Per i dottorati nella vita spirituale. Sorry, this is a verse spoken by a great personality named Chaitanya Mahaprabhu. Questo è un verso che è stato recitato da una grande personalità di nome Chaitanya Mahaprabhu. A divine incarnation like Krishna. La divina incarnazione come Krishna. And he was speaking to one seeker, spiritual seeker. E lui stava parlando con un ricercatore spirituale.
named Sanatan Goswami. Che si chiamava Sanatana Goswami. And this personality, Sanatan Goswami, who is actually a very erudite, very special spiritual. E questa personalità, Sanatana Goswami, era molto erudito, era speciale. He said that everyone tells me that I'm very intelligent, I'm very erudite. E tutti mi dicono sono molto intelligente e molto erudito. But it's not true. I don't even know who I am. Ma non è vero perché non so neanche chi sono. Or why I'm suffering. E perché sto soffrendo. So I'm asking you. He was asking this divine così, personality. Lo chiedo a te, lo chiedeva questa grande personalità. Who am I and why am I suffering in this world? Chi sono io e perché soffro in questo mondo? And this is Lord Chaitanya's answer. E questa è la risposta del signor Chaitanya. Would you like to know? Mi piacerebbe sapere. Curious to find out. Curiosi di sapere. Okay. I'm going to read also, it's written in the Bengali, an old Bengali language. È scritto nella lingua antica Bengali. Vi leggerò anche in Bengali. Because the words are very similar to Sanskrit. Perché some le parole words are Sanskrit. Sono molto simili al sanscrito, alcune sono in sanscrito. Jivera Swarupa Hoy and Krishnera Nitya Das, Krishnera Tatashta Shakti Beda Beda Prakash. Suryang Shakirana Yaiche Agni Jvala Chaya, Swabhavika Krishnera Tina Prakara Shakti Haya. Luckily, our two Bangladesh felt devotees are not here, they left. Peccato che non ci sono questi due devoti del Bangladesh che potevano capire se lo pronunciavo bene. Sure I didn't pronounce it. Perché è la loro lingua. So the first word, Jivera, the living entity. Così la prima parola Jivera vuol dire Svarupa, l'entità vivente, Svarupa. Constitutional position, la posizione costituzionale. And then I'll read you the translation. Okay. Leggerà la traduzione. L'essere individuale è, per la sua stessa posizione costituzionale, un eterno servitore di Dio, Krishna, in quanto è l'energia marginale di Dio, Krishna, e una manifestazione del Signore, simultaneamente uguale e differente dal Signore, proprio come una particella di luce solare o di fuoco. Krishna è dotato di tre differenti energie. Poi c'è una spiegazione molto bella, molto chiaro. Cosa bella di questi scritti? Speaking. Oh, the nice thing about these scriptures is that they are very clear. La cosa bella di questi libri, di queste scritture, è che sono molto chiare. We consider, say, I advise, if you get a chance, try to take a look at the Bhagavad Gita to begin with. E se avete la possibilità cercate di dare un'occhiata alla Bhagavad Gita che è lì in quel mobile bianco. Find explains spiritual concepts in a very clear, simple, scientific way. Che spiega i concetti spirituali in un modo semplice e scientifico. Because it's not a mystery, it's not something mysterious. Non è un mistero la conoscenza. It requires blind faith. Che richiede una fede cieca. We don't believe in blind faith. Noi non crediamo nella fede cieca. Our spiritual teacher once said that religion without philosophy is fanaticism, becomes fanaticism. Allora, il nostro maestro spirituale una volta disse che la pratica la religione senza la filosofia diventa fanatismo. Che le persone seguono senza capire, senza chiedersi. Then they have to insist that this is the only way, this is right, because I don't know why, but it's, I believe it. E insistono, dice, questa è l'unica via, non so perché, però ci credo. And we know very well, especially nowadays, what that brings. E noi sappiamo molto bene, specialmente i giorni oggi, dove questo porta. The whole world is terrorized by fanaticism. E tutto il mondo è terrorizzato dal fanaticismo. And then he said, philosophy without religion is simply mental speculation. E la filosofia senza la religione è semplicemente speculazione mentale. Because if there's no practice, there's no realization.
perché se non c'è pratica non c'è realizzazione. If you're not getting a spiritual experience, se non prendi, non ottieni un'esperienza spirituale, then it's just he would call it armchair philosophy. Filosofia del divano. Dal salotto. Sì. I professori che siedono al salotto fumando il pipe e filosofiare, ma la loro vita, la qualità della loro vita è tutta un'altra cosa. Because there's no spiritual realization. Perché non c'è realizzazione spirituale. Because there's no actual practice. Perché non c'è una vera pratica spirituale. That enables one to realize his spiritual identity. Che così impedisce ad ognuno di realizzare la propria identità spirituale. Because it's something tangible. Our spiritual nature is something tangible that we can actually realize. La nostra natura spirituale è qualcosa di tangibile. Che noi siamo spirito. That we can, something that we can experience. Qualcosa che noi possiamo sperimentare. I think all of the, we just brought a group to one holy place in India. Noi abbiamo appena portato un gruppo nei luoghi santi dell'India, siamo appena tornati. And I think all of them can testify that they all, at least some drop, some experience of spiritual happiness they experienced. E ognuno di loro può testimoniare almeno qualche goccia di vita spirituale che hanno potuto di estasi spirituale che hanno sperimentato. Because it's much, the spiritual energy is much stronger in this spiritual. Perché in questi luoghi l'energia spirituale è molto più forte. And even if one just scratches the surface, he can get it some realization, some experience. Scratch? Even just scratching the surface, just grattando la superficie, sotto la superficie si sente. Basta grattare la superficie e subito ti accorgi. Si sente qualcosa. Adesso. And we're all looking for that, for a spiritual experience, not just philosophy or words. E tutti stiamo in realtà guardando per questo, un'esperienza spirituale, non solo la filosofia. That we actually can experience being a soul rather than the body. Che possiamo veramente sperimentare che siamo anime invece che il corpo. And freedom from the fear of death. E liberi dalla paura della morte. Freedom from the fear of losing something. E liberi dalla paura di perdere qualcosa. Realizing that our happiness is within us. Realizzando che la felicità è dentro di noi. We won't find it looking outside. We won't find it looking che non troveremo guardando fuori noi stessi, we'll only find it inside. Ma dentro noi stessi. But we have to know where to look, how to look. Ma dobbiamo sapere dove guardare e come guardare. How to, because we're it's like, how can you say, looking for something. I mean, it's covered with so many layers. We don't even imagine. E come posso dire, è così ricoperta da tanti strati che non immaginiamo neanche. Just like a tree that's been growing for many, many, many hundreds of years. Come gli alberi che crescono per centinaia e centinaia di anni. You know how they calculate how old a tree is? Sapete come calcolano l'età di un albero? When they can find out how old it was after they kill it. In realtà, come riescono a capire quanto era vecchio perché dopo che l'hanno tagliato. They cut it and there's a ring, there's like a line. E ci sono delle specie di cerchi. Cerchi. Sì. E contando quei cerchi riescono a. Each year that they grew their bark and then they shed their bark and it grew another layer on. Every year there grows another layer by the change of the seasons. Nel cambiamento della stagione cambiano sempre la corteccia e quindi si formano dei cerchi e contando questi cerchi risalgono all'età di un albero. If the tree is only this big, you can cut it with just one slice. Se l'albero è così sottile, lo tagli in un colpo solo. But if you've ever seen them try to cut down one of these sequoias, it's called sequoia tree in California. Ma non so se avete mai visto quando tagliano queste querce che in California ci sono. Sequoia. Sequoia. It takes hours, maybe days. It
prende ore, a volte anche giorni. To cut through, to cut. Sometimes they're as large as from here to the wall. A volte sono larghi come da qui fino al muro. Or as a little young sapling, it's called, a young tree is that big. Invece un albero giovane è così piccolo. So naturally it takes a long time to cut through all the layers that we've grown as we're getting older and older, accumulating more and more layers of material identification. E allo stesso modo anche su di noi prende molto più tempo per tagliare tutta la corteccia che abbiamo accumulato da vite. And generally you'll find that people who are very can understand very easily these concepts. A volte vediamo che le persone capiscono molto facilmente questi concetti. Because they already started the process in their previous lifetime, actually. Perché magari avevano cominciato questo processo di ricerca nelle vite passate. And they already developed some spiritual elevation in their previous lifetime. E avevano già sviluppato avevano già fatto avanzamento nelle vite passate. And so in this lifetime they're naturally, Krishna explains that later in the Bhagavad Gita, that they're naturally inclined to spiritual practices. E così sono naturalmente inclinati per la vita spirituale. So I'll read this. Così vi leggerò. Which is very nice. Questo verso che è molto bello, vi darò questa informazione. Srila Bhaktivinoda Thakur chiarisce e sviluppa questo verso nel modo seguente. Bhaktivinoda Thakur was a great spiritual leader in the late 1800s. Bhaktivinoda Thakur era un grande leader spirituale nel 1800. It was a very interesting case because he wasn't a monk. È un caso interessante da studiare perché lui non era un monaco. He was married. Lui era sposato. He ended up with, he had 10 children. Aveva 10 figli. He worked as a judge, magistrate. Lui lavorava come giudice, era un magistrato. Magistrato, yes. In the English court system in those days in India. Nei tribunali inglesi. He was very, very respected by the English. Ed era molto rispettato dagli inglesi perché era molto intelligente. When an English judge would take 5 hours to decide and work on, it would take him 1 hour. Un giudice inglese magari ci metteva 5 ore a fare un lavoro, lui invece ne impiegava solo un'ora. He was very materially qualified. Era molto qualificato materialmente. And very expert at his work. Ed era molto esperto nel suo lavoro. But at the same time he was a great spiritual personality. Nello stesso tempo era anche una grande personalità in campo spirituale. He would get up in the middle of the night, he wrote over 100 books. Lui si alzava nel pieno della notte e aveva scritto più di 100 libri. About spiritual, based on the ancient Vedic scriptures. E basato appunto sui principi vedici. Explaining the science of yoga. Spiegando la scienza dello yoga. And so he made a comment on this verse. E lui fece un commento su questo verso. Un riassunto. Sri Sanatana Goswami aveva chiesto a Sri Chaitanya Mahaprabhu, chi sono io? These two personalities who were conversing in this. Queste due personalità stanno discutendo in questo verso. In risposta il Signore aveva detto, tu sei un essere individuale puro, non sei né il corpo materiale né il corpo sottile, composto di mente e intelligenza. Did you know that we're covered not just with a physical body but with also a subtle body? E lo sapete che noi non siamo solo ricoperti dal fisico materiale grossolano che vedete, ma anche da un corpo sottile. Can you see your mind? Ma potete vedere la vostra mente? Can you touch your mind? Potete toccare la vostra mente? But you know very well it's there. Ma sapete comunque che è lì. We're listening to it all day long. L'ascoltiamo tutto il giorno. It's speaking to us all day long. Ci parla tutto il giorno, anche di notte. It won't stop. E non si ferma. It's very, very. It's a very strong, active person and energy.
un'energia molto attiva. And sometimes our intelligence speaks up a little bit. E a volte la nostra intelligenza prende sopravvento e parla. Sometimes, rarely. Qualche volta. Usually our mind is dominating the situation. In realtà, di solito la nostra mente domina la situazione. Calculating what would be nice for us, what would not be nice for us. Calcolando quello che va bene per noi e quello che non va bene. So we're also covered by this mind and intelligence. E così noi siamo coperti dalla mente e intelligenza. And here Lord Chaitanya is saying that we're not this body and we're not the mind and intelligence. E qui il signor Chaitanya dice non siamo questo corpo, non siamo né la mente né l'intelligenza. In realtà tu sei un'anima spirituale, eterno frammento dell'anima suprema, Krishna. Perciò tu sei il suo eterno servitore e appartieni alla potenza marginale di Krishna. Cosa vuol dire marginale? Infatti, it's explained that there are three types of energy. È spiegato che ci sono tre tipi di energia. There's the spiritual energy. L'energia spirituale. Marginal energy. Quella marginale. And material energy. E quella materiale. We are actually our nature is called marginal energy. E la nostra natura è quella marginale. Which means we're very tiny, we're very small. Che vuol dire che siamo molto piccoli. But we have the same spiritual quality as the Supreme. Ma abbiamo le stesse qualità del Supremo. Just like if you take a drop out of the ocean, it is the same salty taste as the whole ocean. È come se raccogliamo una goccia dall'oceano, ha lo stesso gusto salato di tutto l'oceano. It has the same quality as the ocean, but not the same quantity. Ha le stesse qualità dell'oceano, ma non la stessa quantità. The ocean is vast, unlimited, practically unlimited, and the drop is just a tiny little drop. L'oceano è illimitato e la goccia è piccola. So it's explained we are called marginal because we're in on the margin, means in the middle. Noi siamo marginali perché siamo nel margine, proprio in mezzo. So we can be, if we're in contact with the spiritual energy, we can realize our spiritual nature. Se siamo in contatto con l'energia spirituale, possiamo realizzare la nostra natura spirituale. If we're in contact with the material energy, we'll begin to identify with the material energy. E se siamo in contatto con l'energia materiale, cominciamo a identificarci con l'energia materiale. We're influenzabile. Siamo easily influenced. Siamo facilmente influenzabili. We know very well. How many of you? Don't be embarrassed. But how many of you smoke or smoked? Non sentitevi imbarazzati. Quanti di voi fumano o hanno fumato? I didn't smoke. Ah, io non ho fumato. Non ho mai fumato. I lost track. How is it difficult to stop to smoke? No, I was going to say something. That we are influenced by the material energy. Oh. So what do they tell you? If you try to stop smoking, what's the worst thing you can do if you try to stop if you're trying to stop smoking? Se tu provi la cosa più difficile che puoi fare. No, what's the worst thing you can do? The cosa peggiore. Peggiore, sì, che smettere di fumare. No, se vuoi smettere di fumare, sta cercando di smettere di fumare. Qual è la prima cosa che deve fare? Don't associate with smokers. Non associarsi con chi fuma. Don't find yourself in a room with other people smoking. Non devi cercare di stare con persone che nella stessa stanza dove don't fumano. Go around your friends who are smoking. Non stare vicino alle persone che fumano. Your friends will say, oh. Tuoi amici, dai, una sigaretta. I don't think they say that anymore. I think they're embarrassed. Non credo che dicono ancora questo, ma adesso saranno anche imbarazzati. Everyone knows very well that it's how bad it is for them. Perché adesso tutti lo sanno come fa veramente male, come è nocivo per noi. So the same principle is there. If we are marginal and we're small, we're easily influenced. E così lo stesso principio è anche vale per la spiritualità. Se siamo piccoli e marginali, siamo facilmente influenzati. If we associate with spiritual energy, with spiritual atmosphere, spiritual persons.
Se noi ci associamo con l'energia spirituale, con le persone spirituali, con l'atmosfera spirituale, that our spiritual, our identification with our spiritual nature will increase. La nostra identificazione con la spiritualità aumenta. And if we associate with people who are absorbed in material and don't talk about anything else except how to enjoy in this material world, then we'll be influenced by that. Ci associamo, prendiamo la compagnia di persone che parlano di cose materiali, di come gustare la vita materiale, così noi prendiamo anche quell'attitudine. So we're very much, it's very important, our association. Così è molto importante con chi stiamo. And he says, esistono due mondi, il mondo spirituale e quello materiale, e tu ti trovi in una posizione intermedia tra la potenza materiale e la potenza spirituale. Hai una relazione sia col mondo materiale e sia col mondo spirituale, e per questa ragione sei definito potenza marginale. Scusa. Tu hai una relazione con Krishna o Dio perché sei simultaneamente uguale e differente da Lui. Questo cosa vuol dire? Are we equal to God? Questo cosa vuol dire, che siamo uguali a Dio? No. We can't even stop our toothache. We can't even... You have to pay attention, otherwise I'll translate. We can't even stop our toothache. Non riusciamo anche a fermare il nostro mal di dente. We can't even stop the urges of our body. Non possiamo neanche fermare le urgenze del nostro corpo. Somebody pretty soon is going to have to go to the bathroom. Qualcuno adesso così immediatamente può andare in bagno. You can't stop it. Non puoi fermarlo. Unless you want to be really embarrassed. A meno che non vuoi essere imbarazzato. So how can we say we can't create anything? We can move by an energy which comes from somewhere else, an intelligence that's coming from somewhere else. We can move some matter around. Noi non possiamo controllare niente, possiamo giusto muovere qualcosa da un'intelligenza. Utilizzando un'intelligenza che viene da qualcun altro, utilizzando un'energia, perché se è la nostra energia che si muove questo corpo, potremo utilizzare sempre, ma se basta una paralisi, e dove è la nostra energia? È fermo, è al di fuori del nostro controllo. Questa energia viene di qualcun altro, l'intelligenza di analizzare non abbiamo creato noi. E non possiamo... I'm getting confused between the two languages. So how can we claim to be the controller of being God or whoever created and controls everything? Come possiamo affermare che siamo noi controllori o Dio, quelli che abbiamo creato? But at the same time, we're a part. We're a small part. Ma nello stesso tempo siamo piccole parti. So we have the same qualities. Così abbiamo la stessa qualità. Of being eternal. Di essere eterni. Full of knowledge. Pieni di conoscenza. Full of happiness. E pieni di felicità. But we're not experiencing that. Ma non lo sperimentiamo. We're experiencing just the opposite. Sperimentiamo l'opposto. Because we're in contact with the inferior or material energy. Perché siamo in contatto con l'energia inferiore. So the whole process of yoga, the whole process of which is called bhakti yoga. Così tutto il processo del bhakti yoga is to put ourselves more and more in contact with the origin of spiritual energy. E di metterci sempre di più in contatto con l'energia originale. And then we'll naturally remember and realize our spiritual nature. E così naturalmente possiamo ricordare la nostra vera natura, which is spiritual, eternal, che è spirituale ed eterna, and full of bliss, e piena di felicità.
That's why it says simultaneously uguale e differente, because just like the small part is a drop of the ocean is simultaneously the same, but it's different. It's different in quantity and the same in quality. Per cui questa piccola parte è uguale nella qualità, ma differente nella quantità. Essendo un'anima spirituale, sei della stessa qualità di Dio, la persona suprema, ma poiché sei una minuta particella di spirito, sei differente dall'anima suprema. In questo senso la tua posizione è simultaneamente uguale e differente all'anima suprema. A questo proposito si possono fare due esempi, quello del sole in sé e delle particelle che compongono i suoi raggi, e quello di un fuoco ardente e delle sue scintille o goccio di acqua. So in this way we can actually understand that we have an identity which is different than all of the identities that we've accumulated identifying ourselves with this body. Così in questo modo possiamo capire che siamo diversi da tutte le identità che abbiamo accumulato durante il corso delle vite. Di nostra vita. And this is, it sounds, it's very simple, it's not complicated. È molto semplice, non è complicato. But you realize it is much more difficult than it seems like. Ma da realizzare è più difficile di quello che crediamo. But the process to realize it is very easy. Ma il processo per realizzarlo è molto semplice. È molto facile anche. Facile. Sì. Maybe you don't believe it seems. But the more, but one requires a little bit of conviction that maybe this world is not bringing me the happiness that I, in my material pursuits are not bringing me the happiness that I thought they were, should. Magari appunto pensiamo che forse questo mondo. No, richiede almeno un minimo di realizzazione che forse questo mondo che pensava di che mi portava tante felicità non sta funzionando come pensava che funzionerà. If you start with that and a little bit of that, I don't think anyone's here in this room that hadn't thought about that a little bit, at least somewhat. Otherwise, non credo che non ci sia nessuno in questa stanza che non abbia almeno pensato un pochino. You wouldn't have wasted your time to come here. Se no non avreste sprecato il tempo a venire qui. There's a thousand other places you can go in Bologna. Ci sono migliaia di altri posti a Bologna dove potevate andare. A divertirvi molto di più. A divertirvi molto di più. Questa l'avevo capito. Anche se dopo, fra 15 minuti, si diverterà molto più di qualsiasi altra parte. Fra 15 minuti ci divertiremo molto di più di... Because actually, it's not that we're meant to be not enjoy or have fun. E perché non siamo fatti per... No, è completamente contrario. Non è che non siamo fatti per... Per godere, sì, non è che non siamo fatti per essere felici. Our nature is full of happiness and full of bliss. La nostra natura è piena di felicità e di conoscenza. But we're looking in the wrong place. Ma la stavamo prendendo, guardando nel posto sbagliato. Or the American dream, or the Italian dream, or whatever you want to call it. Come lo volete chiamare, il sogno americano, italiano? It's just it's a dream that's become a nightmare. È un sogno che sta diventando un miraggio. Incubo. No, incubo. Non è vero? Sì. Okay. Sta velocemente diventando un incubo. Because it's not what it was propped up to be. The propaganda was all propaganda. Perché in realtà non è quello che non è come la propaganda che avevano fatto. È tutta una propaganda. But the Bhagavad Gita, it awakens us from the sleep of that we've been put into by the propaganda.
Ma la Bhagavad Gita ci risveglia da ciò in cui ci avevano messo di questa falsa propaganda. That our real happiness is to be found within us. Che la vera felicità si trova dentro di noi. So how do you find that? That's nice, the nice words to say, but what can you do practically? E in poche parole, belle parole, ma come si può realizzare veramente? Praticamente. So that's what the Bhagavad Gita in this process is teaching, how to live in such a way that you can gradually reawaken your spiritual nature. E appunto nella Bhagavad Gita ci sono gli insegnamenti di come risvegliarci gradualmente da questa illusione. The first and foremost of practice, il primo pratica più importante, is this what we just did before, even though you didn't know what you were doing, some of you. E la prima pratica più importante è quella che facevamo prima, anche se magari alcuni non sapevano cosa stessero facendo. This chanting of this mantra. Cantare il mantra. Mantra means mind, man, mind, and tra delivers you or frees you. Manas vuol dire la mente e trae ciò che ti libera. Liberates you from the mind. Che ti libera dal. Liberates you from the false conceptions of the mind. Che ti libera dal falso concetti della mente. And it's very simple, like I said, it's only three words. Ed è molto semplice, sono solo tre parole. But because these words are non-different from the spiritual world, the spiritual dimension. Ma siccome queste tre parole non sono diverse dalla dimensione spirituale. They're spiritual vibrations. Sono vibrazioni spirituali. They're non-different from the divine person. Che non sono differenti dal divino. You're in contact with that divine. Così, just by vibrating the sound and hearing the sound, then you're in contact. Così recitando questo suono entri in contatto col divino. And our spiritual teacher, he would many times give the example: if you take a piece of iron, which is just hard, cold iron. E il nostro maestro ci dava sempre l'esempio di come prendere un pezzo di ferro. Freddo, duro. But if you put it in the fire, ma se lo metti nel fuoco, after some time, gradually in contact, direct contact with the fire, it becomes hotter and hotter and hotter, and it becomes just like the fire. E entrando in contatto col fuoco, dopo un po' di tempo, deve prendere qualità del fuoco. If you touch it, it'll burn you just like the fire. E così se tocchi quel pezzo di ferro, ti scotti come se avessi toccato il fuoco. No difference. Non c'è differenza. So in the same way, if we put ourselves more and more and more in contact with the spiritual energy. Così allo stesso modo, se noi ci mettiamo sempre più in contatto con l'energia spirituale. Vibrating and hearing this transcendental vibration. E ascoltando e recitando questa vibrazione spirituale. We'll gradually be in contact with the fire. Gradualmente veniamo in contatto con il fuoco. And all of these false identifications in our heart will gradually be e tutte queste false identificazioni nel corpo vengono bruciate. And we'll, and our nature as fire will reawaken. E la nostra natura di fuoco si risveglierà. And just try it. It doesn't cost anything. Provate, non costa niente. It's you can do it anywhere. Lo potete fare da qualsiasi parte. Even while you're taking a shower. Anche quando state facendo la doccia. Even if you like to sing, some people like to sing when they're taking a shower. I don't know in Italy, but in America it's a kind of a tradition. Non so in Italia, ma in America quando si fa la doccia è una tradizione canticchiare. And so you can chant anywhere, anytime. Così potete cantare in ogni posto e in ogni momento. And that you'll feel, what will you feel? You'll feel free, protected and free from fear. E quello che sentite, vi sentite protetti e liberi dalla paura. Because
If we are thinking, if we are identified with this body, perché se siete identificati, se siamo identificati con questo corpo, especially more and more nowadays, we're surrounded with danger. There's danger. Soprattutto al giorno d'oggi siamo circondati dai pericoli. There's going to be more and more danger. E ci sarà sempre di più, ci saranno sempre più pericoli. As things become more and more chaotic in this world. E le cose diventeranno sempre più caotiche in questo mondo. And but actually, there's always been danger at every step. C'è sempre pericolo in ogni passo. Puoi sempre scivolare. Anytime there's danger, so we're always ogni momento fearful. C'è pericolo e paura. Any of you ladies, you must be to walk out in the middle of the night here on the street. They told me that 30 years ago in Bologna you could walk out any time of the night or day. Yes. There was no danger, but I don't think any of you like to walk around in the night after midnight. Mi è stato detto che 30 anni fa non era pericoloso per una donna fare delle passeggiate di notte in giro per la città, mentre adesso a nessuna di voi verrebbe in mente di fare una passeggiata di notte perché è pericoloso. So danger is always there, but if you chant the mantra Hare Krishna. Il pericolo è sempre lì, però se canti il mantra Hare Krishna, you'll feel strong and shelter inside. E tu sentirai rifugio e forza dentro di te. Freedom from fear. E liberi dalla paura. This doesn't mean you should go walking in the middle of the night. Questo non vuol dire che adesso potete andare a camminare in giro di notte. We also use our intelligence to dobbiamo usare la nostra intelligenza per discriminare quello che è artificiale e quello che è pericoloso. But in any spirit, you may find yourself in a dangerous situation. Even if you didn't try to go in a dangerous situation, you may find yourself in a dangerous situation anyway. Anche se magari non abbiamo cercato una situazione pericolosa, possiamo ritrovarci in una situazione pericolosa comunque. But if you're chanting, you'll always feel identified with your spiritual nature. Ma se cantiamo il mantra, ci sentiamo sempre in contatto, identificati con la nostra natura spirituale. Which is eternal. Che è eterna. Never dies. Non muore mai. Can't be burned by fire. Non può essere bruciata dal fuoco. Frozen by the snow. Ghiacciata dalla neve. Drowned by the water. Negata dall'acqua. It's never can never be killed. E nessuno può ucciderla. So if we're chanting regularly, like many of the people here do. Se cantiamo regolarmente come molta gente qui fa. You can chant yourself, you can chant with friends anytime. You feel yourself more and more freedom from fear, freedom from anxiety. Puoi cantare da sola con le amiche, ti sentirai sempre più libero dalla paura e dall'ansietà. This is the main problem in life, that we're full of fear and anxiety. Questo è uno dei più grandi problemi principali nella vita, che siamo in ansietà e pieni di paura. Because in front of us is old age, disease, and then death. Perché di fronte a noi c'è la vecchiaia, la malattia e la morte. So we're all full of anxiety and fear. Così siamo pieni di ansietà e di paura. But if we realize that the more we realize how we are eternal, then that fear and anxiety will. Ma più realizziamo che siamo eterni e più questa ansietà e paura svaniranno. So maybe some of you might have some questions, especially those who may be here for the first time and maybe haven't heard these ideas before. Forse qualcuno di voi ha qualche domanda, forse chi è stato qui per la prima volta non ha mai sentito questi argomenti e vuole fare qualche domanda a riguardo. O magari li ha sentiti e vuole farlo lo stesso. Chiarire qualcosa. Chiarire. Don't be embarrassed. Non vergognatevi, non sentitevi imbarazzati. Because like I said, they're simple ideas, but they're very deep. Sono idee semplici ma molto profonde. And they can change our life. If we take them into our heart and take them into our life, they can change our life in a very positive way.
ma se le facciamo nostre possono cambiare la nostra vita in un modo positivo. Allora, se nessuna domanda, vuol dire che è tutto chiaro. You can ask in Italian. You can chiedere in italiano. Perché devi parlare inglese? So I'll explain what we're going to do now. Adesso vi spiegherò cosa faremo adesso. So that you can all get some taste or realization of what we were speaking about. Così possiamo avere una realizzazione pratica di quello di cui parlavamo. Before some of you came in, before we started the lecture. E qualcuno è arrivato prima che cominciassimo la lezione. And we were chanting. E stavamo cantando. To this wonderful young couple. E questa meravigliosa coppia giovane. They've only been chanting now for one year. Stanno cantando da un anno. And they're already so pleasing and enlivening in their chanting. E sono già così ispirati nel canto. And because you can take it, like I said, you very quickly you can make progress if you do it sincerely. You can very quickly deep realizations. Se lo pratichi sinceramente, fai progresso molto velocemente. Sinceramente. And so we were all sitting down then, very kind of peacefully. E prima eravamo seduti e cantavamo così pacificamente. Now the other way of chanting. Adesso c'è un altro modo di cantare il mantra. We're going to put all the seats back against the wall here. Allora sposteremo tutte le sedie contro il muro. And tonight, Saturday night. E stasera è sabato sera. What do many people like to do when on Saturday night? Cosa piace fare la gente il sabato sera? Ballare. Ballare. So we also spiritualists. Spiritual life is joyful. E anche agli spiritualisti piace ballare perché la vita spirituale è gioiosa. It's not dry. Non è secca. Arida. Arida. It's joyful. Gioiosa. So we all put the seats back against the wall. Okay, portate le sedie. Some of the seats you can just leave open inside, others you can.